Il volume che oggi abbiamo presentato contiene tutti i dati riferiti al sistema ambientale della nostra regione, i dati sulla qualità delle acque, i dati che ARTA produce di continuo per la qualità dell'aria e del suolo, quindi sono dati scientifici che serviranno poi alle istituzioni, agli operatori, ai professionisti per svolgere la loro attività. Qual è la situazione attuale in Abruzzo? Allora, a luci ed ombre, come diciamo benissimo nel rapporto, tutto sommato la situazione della regione, dal punto di vista ambientale della regione Abruzzo è buona, ci sono delle ombre che voi conoscete bene, c'è il sistema della depurazione che bisogna migliorare, perché così le acque fluviali che arrivano al mare determineranno un miglioramento anche di quelle marine. C'è il problema di bussi, ci sono il problema delle discariche e del recupero, del ciclo del recupero. Queste sono le ombre che noi di ARTA faremo in modo per cercare di migliorare e dare un contributo maggiore per tutti i cittadini.